ragazzi, il teatro Petruzzelli. Proprio Le Stelle è stato un film importante, come dire, fondativo in qualche maniera della pugliesità sul grande schermo. Oscar Iarussi è innanzitutto un giornalista, un critico cinematografico, ma da 2 anni è anche il presidente della Puglia Film Commission, una fondazione nata con l'intento di promuovere il cinema pensato girato in Puglia, e la differenza in effetti si vede. Negli ultimi 24 mesi, dal Gargano al Salento, passando per la terra di Bari, è tutto un ciak. Se ne è accorto anche Ciak, e non è un gioco di parole. Parliamo della più importante rivista cinematografica italiana, che nell'ultimo numero forse esagera, ma rende bene il concetto. Pugliavud è il titolo di un servizio del collega Stefano Lusardi. Scrive: da Bari a Lecce è tutto un set. Ecco come il cinema italiano ha scoperto la sua regione ideale. Si parla di una tendenza che però, secondo chi nel mondo del cinema ci vive da anni, è destinata a non passare mai di moda. Eppure tra il cinema e la Puglia non è stato subito un colpo di fulmine. Solo una quarantina i film girati in una cinquantina d'anni a partire dal 1931. E quella è la data della prima pellicola girata in Puglia. Si chiamava Idillio Infranto. Dietro la cinepresa c'era Nello Mauri. Il film fu ambientato tra Alberobello e Bari, ma fu girato in gran parte ad Acquaviva delle Fonti. Le immagini che vedete sono tratte da YouTube. Il film, naturalmente in bianco e nero, era stato perso, poi è stato ritrovato e restaurato da Angelo Amoroso d'Aragona, regista di Bari, che recuperò i positivi originali da una vecchia cassapanca. Ora in 35 mm è custodita presso la Cineteca Nazionale. Un altro film precedente a Polvere di Stelle, che merita assolutamente la menzione, Nostra Signora dei Turchi, lungometraggio del 1968 diretto e interpretato da Carmelo Bene. Tra gli anni 70 e 80 la Puglia fu invece principalmente set della cosiddetta commedia sexy all'italiana, ormai un cult. Eccolo lì, Casanova in azione. Lei che c'ha questo fisico slanceto, io ci metto 2 penzoli qua e una cosa come se fosse che viene giù perfetta. Addosso a lei una vera schifezza. Tu fatti i cavoli tuoi. È stato un genere commerciale che ha avuto una sua rilevanza forte. A proposito di immaginario, di immaginazione, di fantasie, direi che un pezzo della mia generazione ha fatto i conti con quel tipo di film. Erano film che mostravano la Puglia, in particolare Trani, mi ricordo, per cui vedevi queste grazie italiane dell'epoca sullo sfondo di questa splendida cattedrale. La svolta arriva però agli inizi degli anni 90. E io ritengo, soprattutto con la vicenda migratoria, con l'arrivo della nave Velora nel porto di Bari, e quindi col sommovimento storico che investe la Puglia e soprattutto l'identità pugliese, la percezione della Puglia nell'immaginario collettivo che si trasforma da porta d'Oriente, per così dire, in terra promessa, in spiaggia occidentale, in primo ingresso verso l'Europa, lì cambiano molto le cose, e quel sommovimento identitario dà la stura ad una serie di film, di narrazioni, ma anche di musiche, di spettacoli teatrali, di romanzi, di narrazioni, di storie, che fanno sì che la Puglia nasca, o per così dire rinasca pienamente sullo schermo. Immediatamente dopo arrivarono i primi importanti film pensati e girati in Puglia: La Stazione di Sergio Rubini, La Riffa di Francesco Laudaddio, fino alla Cappagira di Alessandro Piva e Sangue Vivo di Edoardo Winspear. Sergio Rubini, che io amo dire, in realtà è stato lui l'inventore di Apulia Film Commission, prima ancora che se ne parlasse, perché Sergio ha girato in Puglia 7-8 dei suoi 10-11 film da regista, e è sempre tornato qui con ostinazione, con tenacia. Considera, come dice lui, la Puglia un po' i suoi studios mentali, perché sa come muoversi, ed è vi è tornato ancora, questa volta anche sostenuto da noi, dalla Film Commission, per L'Uomo Nero. Poi è arrivata la Puglia Film Commission e il tacco d'Italia è diventata la Hollywood italiana, Pugliavud appunto. Stiamo viaggiando, parlo di film, lungometraggi, cortometraggi, produzioni televisive, ad una media di una sessantina, settantina all'anno negli ultimi 2-3 anni, da quando siamo al lavoro. Non tutti sostenuti da noi, da Puglia Film Commission, però ce ne sono davvero tanti. E ci sono anche produzioni televisive, pensiamo solamente all'esempio di Pane Libertà, la biografia di Vittorio che ha sbancato l'audit di Rai 1 quando è andato in onda. Pensiamo ai film, per esempio, girati nel Salento, no? al film con Monica Bellucci e Sophie Marceau, che è stato a Cannes criticato ma elogiato per i suoi paesaggi. Pensiamo ai film di Whisper e Galantuomini, pensiamo a Ozpetek, a Ferzan Ozpetek, che ha appena girato, finito di girare Mine Vaganti nel Salento, e naturalmente pensiamo a Sergio Rubini.